un campionato particolare quello della categoria Under 13, perché i bimbi sono ancora piccoli ma si inizia a giocare con le regole dei grandi. Bilancio per il momento della tua squadra in questo campionato, in questa stagione? Ma io credo che noi abbiamo come società l'obbligo di fare squadre competitive, e per far questo bisogna anche essere con gli occhi rivolti verso tutto il territorio. Il disegno che noi abbiamo anche con Minucci e con Menghetti è questo, di poter coinvolgere più ragazzi possibili in questo progetto, che tra l'altro è un progetto anche interessante dal punto di vista proprio della raccolta dei ragazzi, affinché si possa fare squadre competitive con ragazzi di Siena e del territorio. Questo è la grande, è il grande disegno e la grande speranza che noi abbiamo, e per far questo abbiamo bisogno anche della collaborazione delle altre società di Siena e di provincia, e siamo a un punto abbastanza buono per poter iniziare questo tipo di processo. Il risultato non conta, o comunque conta marginalmente a questo livello, però insomma anche da un punto di vista dei risultati sta andando bene. Ma noi ultimamente, negli ultimi anni, noi si è vinto due titoli regionali, l'anno scorso arrivamo terzi e quest'anno siamo nella fase per poter arrivare alle finali regionali anche quest'anno. Cioè, i risultati contano, perché senza risultati i ragazzi non avranno mai quello spirito e quella voglia, a un certo punto la spinta, di poter giocare in modo a un certo punto competitivo. Il voler emulare certe cose, evidentemente poi sono abbastanza svegli a capire certe cose che fa McIntyre, allora non riescono, però mi sembra sia normale, cioè hanno sempre sotto occhi i grandi campioni, qualcosa gli rimane appiccicato alla pelle, ma questo è anche un fatto positivo. Noi come regola abbiamo questo: prima la scuola, se va bene a scuola puoi allenarti, se va male a scuola non ti alleni, questa è la base. Poi su quelli che sono i miglioramenti tecnici dei bambini è evidente che abbiamo degli allenamenti che sono, cioè anno dopo anno abbiamo dei metodi che ci portano a un certo punto ragazzi a migliorarsi sia tecnicamente ma a livello individuale più che altro. Parlare di gioco di squadra adesso, cioè, non esiste, adesso si cura molto l'individuo, si cura molto il fondamentale che poi questo bambino, i bambini possono avere, e poi la cosa deve essere una cosa ludica, divertente, ma ripeto, la prima cosa è la scuola.